Mario. Bentornati sul canale di Access 00, bentornati a un episodio di Super Mario Maker. Primo livello di quest'oggi di Simo, ce ne dovrebbe essere un paio, te ne porto. Poi li porto via via, ragazzi, di solito ne porto due al massimo a persona a video, perché sennò diventa un casino, poi via via li porto diluiti avanti nel tempo. Capitemi, sennò mi mandate a volte anche 7-8 livelli, sennò faccio sempre gli stessi, quindi non mi sembra giusto anche per gli altri. Comunque, il primo livello si chiama il mio primo livello difficile, giusto per iniziare bene, ammettato il mio Super Mario Bros. U. L'anteprima è quella e vedo tanta tragedia immane all'interno perché ci sono qualche, cioè, giusto qualche nemico. Ma giusto tanto per dire, questo non è un livello difficile, questo è un casino, non è un livello difficile perché al 90% come si fa a passare vivi? No, calma, ma che diamine, stavo facendo una cosa, se passavo di lì in salto era una cosa fantastica veramente. Ora riproviamoci un attimo perché qui, allora, ok, questa l'ho fatta. E qui non ci si può andare, quindi dentro c'è una punginella. Questo trampolino mi serve a qualcosa? C'è una chiave? No. A occhio e croce devo montare sul Lakitu. Se prendo il Lakitu ho finito il livello. Però mi sembra un po' un casino. Mi sembra un po' un casino e basta sto livello, Simone. Simone, giusto? Spero di non aver sbagliato il nome. Ah, mamma mia. No, è che mi aspettavo una stella qui, più che un... più che un potenziamento del fiore. Perché con una stella capisci che si andrebbe avanti abbastanza facilmente. Invece il casino è arrivare sul Lakitu. E come ci monto io sul Lakitu? Non ci si monta sul Lakitu, il problema è quello. No, non ci siamo come livello. Non ci siamo per niente qui con un livello del genere. Allora, proverò a fare una cosa un po' più tattica, giusto per soddisfazione personale. Mi colpiranno, ma almeno io procedo, forse. C'è un checkpoint in cielo. Simone, in cielo il checkpoint. Manco a terra, in cielo. Io una cosa che vi voglio dire in generale, tra l'altro ci sono 5 monete rosa, l'ho visto adesso. Una cosa che voglio dire in generale è che fare livelli difficili non significa riempirli di nemici o quant'altro, significa fare in modo che il giocatore riesca con la sua abilità a passare vivo e arrivare più in là possibile, ma con una cosa sensata, perché se io ora mi sa che se prendo questo riesco ad arrivare in fondo quasi sicuramente, a parte che qui ci si faceva lo stesso. Questa zona kill, in questa zona qui la kill è abbastanza inutile. Guarda, già che ci sono, guarda, no, ora era utile invece la kill, dannazione. Dovrei essere passato lo stesso, ok? No! Ok. Un po' un casino. È un po' un macello sto livello. È confusionario alla morte proprio. Veramente tanto confusionario. Il punto è che prendere il Lakitu scorcia in maniera abominevole. Io ho sbagliato a prendere il secondo, ma è una cosa che si fa abbastanza facilmente. Ero io che ero un attimo incasinato lì per lì. Simo, mi dispiace, ma la stella... Troppo confusionario come livello questo. Troppo. La difficoltà è settata semplicemente dall'abominevole numero di nemici che hai buttato lì. Mi sembrano molti messi anche a caso, cioè senza un senso logico particolare. Quindi no, questa volta la stella, mi dispiace Simone, ma no. Andiamoci a vedere il tuo prossimo livello, magari è sicuramente, spero, migliore di questo. Per me più che altro, vediamo. Extreme Level di Simo, ambientato in New Super Mario Bros. U. Allora, ci provo, magari questo è sensato, devo partire prevenuto, credendo che sia già un casino solo perché ho visto un gran macello di nemici, tipo, ok, checkpoint, ho sempre la stella, qui c'è un'altra stella da prendere, volevo il potenziamento che non si sa mai, perfetto. E sono finito alla fine del livello. Sono caduto giù alla fine del livello. Il punto è che ci deve essere un modo per finirlo da qui. Perché per averlo
pubblicato, tu lo devi aver finito anche da qui. Quindi ci deve essere un modo per arrivare vivi e vegeti a quella stella. Sarà aspettare un buon modo per farlo? Non saprei, però... Ah, qui c'è un potenziamento. Sì, perché guardate, la stella torna... Stella torna indietro. Quindi è ok. No, stavolta ti frego. Diciamo che ne faccio 3 di Simo, dai. Sono brevissimi. Quindi almeno 3 mi sembra giusto portargliene. Qui c'è già un minimo, un po' più di senso nel livello, perché hai messo le stelle, hai messo il fatto che comunque ci sono i potenziamenti per poi arrivare alla stella. È un po' più sensato, c'è la parte della P finale che ti porta a morire, quindi stavolta la stella te la do. Però i livelli così no, ragazzi. Sono confusionari e basta, cioè... Questa volta l'ho visto il lavoro dietro, a livello. Ce l'hai messo e l'ho visto un po'. Però... La stella, se non c'era la P in fondo, mi sa che non ti arrivava neanche stavolta la stella. Ora, vediamo un po' il terzo livello. Io non, spero di non offendere nessuno a dire queste cose, però... Obiettivamente, se un livello è un po' confusionario, resta un livello confusionario. Non è che ci posso fare niente. L'avventura di Yoshi... 3. Vediamo un po', questo sembra un po' più normale come livello. Ora andiamo a vedere, ambientato in Super Mario World. Tra l'altro io adoro tantissimo questa ambientazione, quindi vediamo bene che cosa scopriremo stavolta, avventurandoci in questo livello. Scopriremo tanti Goomba che ci arrivano addosso e poi si dividono perché non passano qui sotto. Mica per cattiveria, ma io sarei per fare questo. Ok. Ho l'impressione che lì sotto ci fosse... No! Una sorta di trollata, quindi... Evitiamola. Checkpoint. Ho una P che non ho ancora usato e la chiave, che non ho visto bene da dove ho preso... No! Ah! Troppi nemici senza chiave! No! Vabbè, qui devo per forza scendere. Però scendendo... Quindi in pratica mi vuoi dire che bisogna arrivare qui con Yoshi. Giusto? Credo, perché qui sotto non se ne riesce ora. Quindi in pratica bisogna arrivare fin qui con Yoshi. E quindi anche con le stelle. E quindi che sta P a che mi serviva, la P? Immaginavo che qui ci fosse una trollata prima. Me l'ero immaginata. Allora, la chiave la prendiamo lì, ok. Scusatemi, mi riprendo un attimo una stella. Ok. Perché ho visto che c'è modo. E questo a questo punto lo devo portare fino in fondo, questo Yoshi. Quindi tanto vale. Ah, e qui c'è un'altra chiave, tra l'altro. Scusate. Stelle, gentilmente! Potreste... Grazie, perfetto. Proviamo a entrare nella porta. Magari è qui che devo andare, esatto. E ho addirittura un'altra chiave stavolta. Ho provato un attimo a fare questo. Mancano 90 secondi, ma le stelle ritornano? Sì, ok. Sto un po' più basso perché altrimenti prendo quella chiave inglese in testa. Apprezzo lo sforzo per cercare di creare un qualcosa di... diverso dai precedenti due livelli. Hai un problema, Simone. Un grosso problema. Troppi nemici a schermo. Mettere tanti nemici non significa fare un livello difficile. Perché... La quantità, in questo caso, più che mai, non significa qualità del livello. Perché avere il casino di nemici ti porta subito a pensare di avere una stella da qualche parte da prendere nascosta. E poi fai il livello a caso, cioè fai il livello andando avanti. Non c'è niente di difficile in questo. Qui c'erano due trollate sulle stelle, ma c'è il modo per antitrollare le stelle là sotto, perché basta non scendere, stai sul bordo e ti prendi la stella. No, non ci siamo, non ci siamo. Andiamo col prossimo, va, vediamo un po' chi tocca stavolta.
Pokéblade ci porta il livello per Axios 00. Vediamo un po' qui cosa ha inventato, perché vedo un sacco di tubi e basta, quindi immagino ci sarà un mondo oltre i tubi, diciamo in questo modo, ambientato in New Super Mario Bros. U. Vediamo un attimo che cos'è, come è strutturato stavolta un livello del genere, come potrebbe essere strutturato, se è a puzzle, se è platform. Vediamo insieme. Allora, prima di tutto cerchiamo qualche potenziamento in giro, e non ce ne sono. Primo tubo, e vediamo un po' che cosa ci aspetta. Di che morte morirà il nostro Mario stavolta? Scherzo. Ma ci passo sotto? Sì. Sì, sì. Ci passavo sotto tranquillamente. E... però c'era la lingua di fuoco che effettivamente potrebbe fregarmi. Andiamo un attimo, perché forse mi conviene... No, ci posso passare subito, poi saltare. Poi fare così. Ok, perfetto. Calma, Ale. Che c'è qui? Allora, c'è questo per toglierlo di mezzo e questo per saltarlo. Quindi due modi per superare la boss fight. Mi piace l'idea. Quindi il primo tubo fatto. Già qualcosa, vedo che c'è il checkpoint là dopo il secondo, dall'altro. E tutto ciò mi gusta mucho. Questo no, invece. Questo per nulla. Sembra Pachinko. Quel gioco giapponese. Non so se l'avete presente, ma vi giuro che sembra... quel... effettivamente è molto simile a quel gioco giapponese. Io intanto dovevo per forza cercare di morirci in qualche maniera, ma è andata bene. L'importante era cercare di togliere, di non prendere le spine in fondo. Sai cosa? Io le spine le avrei messe anche più in alto, giusto per soddisfazione personale. Secondo me sarebbe stato più carino. Ora sono tutte insieme, quindi partono. Non sono alternate queste, giusto? Credo. No, Ale. Ok. Perciò qui fermiamoci un attimo. Potevo fargli un'altra in teoria di queste, di questi passaggi, ma fermarsi lì mi ha dato un attimo di respiro e mi ha fatto sentire leggerissimamente più tranquillo, il che non guasta mai in questi casi. Questo è casuale. Non c'era un modo per capire che bisognava andare a sinistra, vero? Tra l'altro, sì, tornare su c'è modo perché c'è il salto a parete, quindi sì, ci si sale. Beh, è un po' lontano, non so effettivamente. Ma, ok, è un livello puzzle, tranquillo, abbastanza semplice. Magari per chi inizia è anche divertente, perché alcune cose non le sai e qui te le fa imparare, quindi ci può stare come livello puzzle. Ripeto... più che altro per chi inizia a giocare a Super Mario Maker. Secondo me lo vedo bene, perché ci sono diverse cose che impari qui. Una, i gusci, le Koopa, stare attenti alle spine, tutte queste cose qui che sono mostrate tutte nel livello. Quindi Pokéblade della stella te la lascio. Va bene, come livello ci siamo. È giusto, diciamo così. È ok. A questo punto facciamocene un altro. Voglio dire, oggi sono tutti belli veloci sti livelli. Spariamocene un altro. Mattia ci porta la rivincita ambientata in New Super Mario Bros. U. Mamma mia, anche solo dall'anteprima, senza stare a vedere le percentuali di vittorie, è tremendo. Sembra veramente tremendo questo livello. Ora lo scopriremo insieme. So che ci ho messo un bel po' a crearlo, quindi immagino il perché. Immagino che sia perché ci ho messo veramente tanto a superare la sua stessa creazione. Quindi proviamo ad andare più avanti possibile. Ci si passa, non credevo ci sarei passato, ragazzi. Il bello è che a forza di fare i vostri livelli scopro sempre cose nuove e sempre nuovi modi di morire principalmente, però anche nuove, cose nuove. È molto bello. Non è che tu spacchi questi cosi se vieni qua? No! Mamma mia, quanto quanto c'è. No, sono dalla parte sbagliata. Ok, no, ma incasinarlo, intrupparlo là sotto non mi sembra una grande idea. Proviamo a stare qui, che... ok, che mi vedo meglio. Perfetto. Ci siamo. Sono rimasto vivo non si sa come. Mi è venuto in mente di andare a parete giusto per capire. Giusto per capire la cosa. Da! Devo iniziare da capo, giusto? Ok. Ci rivediamo lì dopo la boss fight. E devo stare attento ai Twomp, giustamente. Ma se io faccio un salto lunghissimo... aha, ma allora si può tagliare da lassù in alto questa parte. Era giusto provare a vedere. Chissà se si può tagliare anche qui.
No, perché c'è la parete, quindi niente. Sapete cosa? Non ho guardato. C'erano potenziamenti qui, no. Ok. Si stava quasi per rifregare da solo. Lo so, ragazzi, che ci si può rollare sopra, lo so. Ma non mi piace. No, faccio per dirvelo, perché spesso, quasi ogni video che c'è Bowser Jr. mi viene scritto: guarda che ci si può, ci si può arrollare. Lo so, ragazzi, già lo so. Ma se io ti ci faccio rischiantare qui sotto, come funziona la cosa? Funziona che intanto quella ce la leviamo di mezzo. Funziona che facendo così ce ne leviamo di mezzo altri. Ok. Oh, ho fatto bene allora a colpirli. Se no ero fregato, No, Ale, non ti incasinare, non ti chiedere. Stavo per chiedermi, ma quei due battoncini di sotto si possono rompere o no? No. No. Quale devo scegliere? Magari c'è scritto di là. Ti piacerebbe, Ale. La seconda! Oh, no. Era la prima. Credo, ce n'erano altre. Mi sono portato dietro un Pau. Si sa mai, alle volte. Ok, era la porta giusta. Questa è una trollata clamorosa. Credo di non farmene niente di questo Pau, quindi... Ok. Tanto vale cercare di uscirne vivi in qualche modo. Questi salti su liana li ho sempre odiati particolarmente. Mamma mia. Ci potevi fare una struttura dietro a quel tubo, però, invece che lasciarlo lì in aria? Giusto per dirlo. Secondo me l'avrei vista bene. Non so se ho fatto una gran cosa a portarmi dietro questo guscio, perché tra... No! Ho detto tra un po' si ritornerà. Ero più preoccupato del guscio che tornasse fuori la cupa di altro. Però era carino il livello. Simpatico, una discreta sfida. Ci rivediamo lì dalla cupa. Ok, stavolta sono passato e... Bah, me ne faccio praticamente niente di questo. Qui non so se l'hai pensata giusta o meno. Ma... No! Ho capito quello che devo fare, ma... Vai giù, scendi. Perfetto, ok. Immaginavo che dovessi usare un guscio. Ecco a cosa serviva il guscio. Nel caso tu perdi il primo, puoi usare anche il secondo. Interessante come cosa. Qui dove sta la fregatura? Che è un dannatissimo... Sì, sembra un labirinto a tutti gli effetti. Ho detto, vediamo un po' se riesco a passare di sopra. Mi sembra di no. Allora, qui non di sicuro nel secondo. Io direi questo. Aspetta, ok, sì, ci ho preso. Cioè, ci ho preso. Ci ho preso relativamente, dipende poi dove andiamo a finire, perché qui ho visto Bowser. Mi sembrava anche piuttosto cattivo, piuttosto arrabbiato. Sì, grandi così, se ne sono andati, perché ho sbloccato grandi con la P. Ho fatto la strada per andarsene. Sai cosa? Questa parte qui forse è calcolata un po' male. La boss fight finale, il resto è spettacolare, cioè mi è piaciuto molto. Questa parte... non lo so. Come l'avevi pensata tu la boss fight lì in fondo? Perché l'hai visto? Io ho premuto, cioè anche senza premere la P, loro due, i Bowser e Bowserino, erano già scesi giù e se ne stavano già andando laterali. Ovviamente a volte vanno a destra, ogni tanto vanno a sinistra, insomma è un po' casuale. Quindi non ho capito bene cosa volevi fare. Volevi che io premessi la P e quindi sarebbero caduti giù di sotto, giusto? Però mi avrebbero anche liberato la strada. Credo tu volessi fare questo. Magari potevi mettere dei blocchi in modo da non farli andare indietro. Sarebbe stato più divertente. Magari mettere un potenziamento per farmi fare la boss fight effettivamente. Poi l'hai pensata così. Il livello è bello, la stella te la lascio perché mi sono divertito a farlo. Molto carino, pensato bene e divertente. Sicuramente è una bella sfida. Quindi ti faccio i miei complimenti per questo livello. E davvero, se ti va, scrivimi nei commenti com'è che hai pensato questa boss fight finale. Se ti va, ovviamente. Vedi tu. Per questo episodio direi che ci possiamo salutare qui. Io vi ricordo, se vi va, di condividere questi video sui vostri social, se vi va di lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto. E noi ci vediamo alla prossima.